Sono due ragioni principali. Primo, il potenziamento delle motovedette e del pattugliamento sulle coste libiche. Secondo, la minor presenza di ONG. Quindi meno ONG ci sono in mare, che poi fanno tutti questi grandi proclami umanitari, però non è che è così semplice. Mi piacerebbe tanto sapere da chi sono finanziati, perché però, non è così semplice. Basta, perché guarda, mi scusi Casarini, non l'ho interrotta, non faccia il disobbediente con me, perché posso essere anche più disobbediente di lei se voglio. Grazie. La cosa che vi rivolgono, Romeo, è: voi volete multare e incriminare chi salva delle persone che sono in mezzo al mare. No, non è che noi multiamo chi salva, noi multiamo quelle ONG che non rispettano regole, perché spesso non rispondono agli ordini della Guardia Costiera Italiana, ingaggiano delle vere e proprie battaglie con la Guardia Costiera Libica per dire carichiamo noi migranti e non li caricate voi. E dall'altra parte, anziché portare le navi nei porti più sicuri, più vicini, li portano. Ma la Libia è un porto sicuro? Un porto sicuro alla Tunisia, è un porto sicuro all'Egitto, ci sono tanti porti sicuri. Il problema è quello che purtroppo spesso e volentieri devono arrivare in Italia. Signor Romeo, lei lo sa che sono 15 giorni che c'è una nave mercantile che si chiama Mari Dive con 75 persone a bordo salvate, tra cui bambini, che è fuori dal porto di Zazis perché non li fanno entrare? Lei lo sa che la Libia non è un porto sicuro. Lei lo sa che noi chiediamo sempre l'autorizzazione ad entrare, se non vogliamo, Casarini, la soluzione è bloccare le partenze da quei paesi. Fare una distinzione in loco tra chi potrebbe aver diritto a una protezione internazionale e chi no, e attraverso il blocco navale impedire proprio che queste barche partino verso il nostro territorio. Perché abbiamo pochi secondi, i porti chiusi vanno bene, però poi si creano situazioni come questa. Ai lager in Libia vi occupate anche delle persone che sono rinchiuse nei campi di concentramento libici, sono torturati e uccisi? Non ho capito cosa ha detto. Maiorino, posso dire? Glielo ripeto. Una volta che voi avete risolto il problema delle partenze, vi occupate delle donne, degli uomini e dei bambini che sono rinchiusi nei lager libici? Situazioni di violazione dei diritti umani in Libia, come ovunque, bisogna andarla ad affrontare. Ma la distinzione si deve fare tra chi ha diritto e chi non ha diritto a partire, si deve fare in loco, perché altrimenti voi andate soltanto ad alimentare un traffico di uomini e donne. Devo chiudere perché dobbiamo andare in pubblicità, è una discussione che ci porterebbe molto lontano.